It's. Buonasera, grazie mille per essere qui così numerosi e per la pazienza. Innanzitutto grazie a tutti, grazie a Daniel Stigma-Mangrané che è qui con me, che è stato l'inizio e ovviamente l'ispirazione di questa serata. Grazie a Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli, le curatrici della mostra, che ha portato davvero una bellissima energia in questo spazio. Per la nostra istituzione non è una cosa nuova riunire intorno a una mostra esperti di diverse discipline o anche studiosi degli interessi multiformi, attraversare i confini, aprire porte verso mondi esterni a quello dell'arte, aprire porte e finestre, come d'altronde Daniel ha fatto nello spazio, perché la prima cosa che lui ha fatto entrando in questo spazio pensando all'allestimento della mostra è stato simbolicamente aprire delle finestre che poi non a caso danno sul giardino, sulle piante che ci sono, che finalmente si possono vedere. La capacità che l'arte ha oggi di suscitare dibattiti intorno a tematiche filosofiche, scientifiche, antropologiche è per noi, per me che mi occupo del public program e per questa istituzione, una grandissima risorsa. Ma con questa mostra abbiamo fatto un passo in più, perché questa trama di riferimenti è come venuta in superficie fin da subito, perché fa proprio parte della pratica di Daniel portare testi, riferimenti culturali, riferimenti filosofici nel suo lavoro e quasi renderli visibili, quasi renderli tangibili. La non linearità della conoscenza è un elemento primario nella sua pratica e che è reso visibile anche nell'allestimento che poi potrete vedere. Nel percorso di una mostra che quasi chiama la necessità di essere abitata, di essere completata da pensiero, da riflessione e anche d'azione. Il lavoro su questo simposio si è svolto in strettissima collaborazione con Daniel e si è sviluppato in modo che, se ci pensiamo, è anche molto simbolico, fra due poli, il fuoco e l'acqua. La prima volta che ci siamo trovati a parlare di questo tema era un momento in cui imperversavano i grandissimi incendi dell'Amazzonia, che suppongo non siano spenti, ma di cui non a caso non si parla più. E solo pochi giorni fa c'è stata questa anche drammatica, tragica alluvione di Venezia, di cui si parla ancora, ma temo fra poco non si parlerà più. Ovviamente il tema di questo incontro è l'ecologia, ma non volevamo rinchiuderci nella necessità di affrontare quest'urgenza e soprattutto di non farlo con le modalità che purtroppo ci stanno abituando a lanciare gridi d'allarme che poi si spengono e rimangono nel sottofondo di una quotidianità che rimane sempre uguale. Da qui quest'idea di scegliere la metafora della foresta, prima di tutto perché per Daniel è la fonte, lui l'ha detto insomma quando è venuto qui, quando ha fatto la formazione per i nostri mediatori culturali, quando ci ha parlato, ha detto che l'Amazzonia per lui è una potente metafora ed è stato un po' il motore di tutto il suo lavoro, la creatività. Ma anche perché la foresta è un luogo sicuramente resiliente, sicuramente vitale, ma anche un luogo in cui si entra e non si vede l'orizzonte, non si vede la fine. Ci è sembrata una metafora anche molto efficace della situazione in cui oggi tutti noi, nostro malgrado, ci troviamo in relazione a questa grande, grande emergenza e crisi ambientale, che poi non è solo ambientale, ovviamente è antropologica, è culturale e di pensiero. Quindi sappiamo di esserci dentro, vediamo i dettagli, ma non vediamo the big picture, non vediamo l'insieme. Il lavoro 16 mm di Daniel Stigma-Mangrané è molto forte come immagine, si è dentro questa foresta, si cammina in modo lineare, ma ci si aspetta che succeda qualcosa, non succede niente, ma al tempo stesso si è un po' impotenti, cioè si cammina, si avanza senza poter interagire e senza poi vedere un inizio, una fine, un orizzonte. Foreste plurali ci è piaciuto un po' perché è un gioco di parole, ovviamente gioca sull'idea di foreste pluviali, ma anche sulla pluralità di saperi che abbiamo la fortuna di saperi e di pratiche, perché questa sera non ci saranno soltanto pensatori, non ci saranno soltanto teorici, ma ci saranno anche quelli che poi in inglese forse si chiamano practitioners, cioè persone che ogni giorno
lavorano e vivono da vicino delle pratiche che poi hanno un, anche un aspetto teorico, ma sono soprattutto una quotidianità. Quindi presenterò poi tutti i relatori uno per uno. Adesso lascio la parola a Daniel e vi ringrazio moltissimo per l'ascolto. Bueno, grazie tantissime a tutti per venire, specialmente le nostre palestranti. Sono veramente onorato che tutta la persona che abbiamo convidato ha accettato di venire qui a pensare insieme creare un nuovo modello di pensamento, un nuovo modello anche sociale e politico del rapporto delle persone entre elle, ma anche con il mondo e con le altre specie e con tutto quello che non è umano, no? La foresta tropicale è stata per me una fonte di ispirazione grandissima desde che è stato un bambino. Alle 8 anni, 9, 10, io ho voluto essere un biologo e questa passione per la naturalezza non mi ha nunca abbandonato. E quando è divenuto un artista, grande parte del mio lavoro è sul rapporto con la naturezza, no? Con un'intenzione di diluire, di terminare con questa separazione stanca e gerarchica entre cultura e natura, no? E tutta la conseguenza che ha. A Floresta. Ok. A Floresta Tropicale è per me un del meglio modello che abbiamo per pensare una nuova possibilità di paradigma, perché alla floresta, una floresta non è solamente un conjunto di pianta o di albero, sono miliardi e miliardi e miliardi di specie di processo metabolico che si giuntano e non so come si dice questo in italiano, ma infine, io penso che dopo tutta la presentazione di oggi uno può intendere meglio che questo modello della floresta come una nuova forma, un nuovo spazio di pensiero. E con questo lascio la parola a Giovanna. Vuoi presentare le persone? Ok.